Ciao a tutti, sono Daniela. Sono qui per presentarvi la scoperta della strategia di impollinazione basata sul mimetismo dell'orchidea Diuris brumalis. Ci troviamo in Australia, nell'angolo sud-occidentale in particolare, un hotspot di biodiversità in una meravigliosa foresta di eucalipti di Jarra e Merri, dove Diuris brumalis cresce. L'orchidea imita delle peaplant circostanti, ovvero delle leguminose, in termini di somiglianza del fiore, ma anche in termini di spettro di colore a seconda di come viene percepito dalle api. Ma perché l'orchidea imita proprio queste peaplants? Le peaplants producono nettare, mentre le orchidee no. Per mantenere questa strategia, l'orchidea deve essere meno abbondante del suo modello e anticipare il picco di fioritura di queste peaplants. Api native del genere Trichocollectes, api solitarie, confondono l'orchidea per le circostanti peaplants. Nel loro tentativo di cercare del nettare non lo trovano, ma il polline dell'orchidea rimane adeso sulla parte frontale dell'insetto. Ne abbiamo osservati molti di loro trasportare il polline dell'orchidea mentre stavano raccogliendo sia nettare sia polline sulle peaplants. Le orchidee, con questa strategia di impollinazione, conosciuta come mimetismo di risorsa, devono anche equilibrare la loro presenza in funzione delle peaplants. Abbiamo riscontrato che quando le peaplants sono assenti, il successo dell'orchidea è quasi zero. Che incredibile evidenza di coabitazione queste orchidee con le peaplants! Mantenendo questo equilibrio ed evitando la competizione, l'orchidea genera il suo spazio ecologico e la sua straordinaria bellezza per tutti noi.